Le donne e la ricerca. Sono state assegnate all'Università degli Studi di Milano le borse di studio L'Oreal Italia per le donne e la scienza, in collaborazione con l'UNESCO, a 5 giovani ricercatrici che potranno così proseguire nella loro attività di studio. Ho discusso il dottorato di ricerca nel 2005, poi sono stata all'estero per 2 anni, sono rientrata a fare un posto di ricercatore in formazione, quindi a tempo determinato. Adesso è in scadenza e quindi questa borsa mi permette di continuare un percorso iniziato parecchi anni fa, altrimenti sarei dovuta andare all'estero. È un premio molto importante, è un riconoscimento per il lavoro e gli studi fatti fino ad oggi. È però anche un motivo per pensare, cioè la situazione in Italia è difficile e meno male che ci sono premi come questo che diciamo mettono in collegamento anche le giovani ricercatrici con le industrie e con il panorama diciamo della ricerca nazionale. Questo è davvero il primo riconoscimento anche per un settore molto difficile di ricerca che è quello della psicologia comparata ed evoluzionistica. Quindi sono molto contenta, doppiamente onorata come borsista e come donna. In Italia abbiamo dei buoni ricercatori, abbiamo delle università che funzionano molto bene. Il problema è soprattutto i fondi, quindi la possibilità per noi di lavorare in maniera tranquilla, quindi senza contratti precari, eccetera. Per questo questa opportunità che ci ha dato L'Oreal è molto importante perché ci dà la possibilità di svolgere il nostro progetto di ricerca, quindi quello per cui abbiamo studiato anni e soprattutto è importante perché riguarda insomma le donne. Questa borsa di studio è una grandissima opportunità che mi permette di andare avanti nella mia ricerca. Io sinceramente fino a questo momento sono stata abbastanza fortunata, forse perché faccio il lavoro da relativamente poco tempo. Sono giovane e ancora non mi sono scontrata con grandi problematiche, però so che me ne aspetteranno tante e sono pronta ad affrontarle.